Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento della Summer Trading Club, l'unica esperienza che vi accompagnerà per tutta l'estate con ben due episodi al giorno, uno alle 14.30 e uno alle 18. Andiamo subito a vedere quelli che sono gli argomenti di oggi. Oggi riparte un'altra settimana. Insieme a noi abbiamo il nostro coach Alessio Barbonaglia che ci parlerà di money management sullo spread trading e per concludere abbiamo la nostra Noemi Santiloni che farà degli esercizi interattivi, dato che vi piacciono tantissimo, sullo spread e in particolare sulla materia prima del cotone. Tutto pronto per partire, ma prima sigla! Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Eccoci qua, vi ricordo che è possibile rivedere tutti gli episodi fatti da gennaio fino ad oggi grazie a una playlist che vi abbiamo messo a disposizione qua su YouTube, trovate il link in basso in descrizione. Inoltre due informazioni di servizio, è possibile partecipare a una diretta venendo a trovarsi in ufficio della Trading Room, diretta delle 2:30. Come fare per prendere il posto? Inviateci un'email a info@assistenzabrokers.it. Domani avremo due ospiti, ve lo anticipo già, alle 2:30 ci verranno a trovare due nostri cari investitori, verranno qua nel nostro ufficio, faranno insieme a noi la trading room delle 14:30 e poi beviamo un caffè e ci salutiamo. È obbligatorio portare il proprio computer portatile, la propria mascherina e gli auricolari per partecipare alla diretta. Se invece siete lontani dagli uffici di Piacenza, di Assistenza Brokers o volete comunque partecipare da casa, è possibile farlo, inviateci anche qua un'email a info@assistenzabrokers.it e facciamo un piccolo test a livello tecnologico, verifichiamo la connessione, la qualità audio-video, ma grossi problemi non ce ne sono. Così partecipiamo insieme a una diretta delle 14.30, come ha fatto il nostro caro Gaetano dalla Sicilia, che è un po' lontanuccio da Piacenza, e già settimana prossima c'è un investitore che si è prenotato per partecipare. Mandateci un'email, saremmo lieti di fare un'analisi o condividere quella che è la vostra storia con noi durante una trading room delle 14.30. Direi che siamo pronti per partire, andiamo subito dritti al primo argomento con il nostro Alessio Barbonaglia. Ciao Alessio! Ben ritrovati tutti, mi chiamo Alessio Barbonaglio e sono coach in opzioni in commodity spread trading. Oggi, video didattico, andremo a parlare di uno dei pilastri dell'attività di trading in generale e quindi anche del commodity spread trading, ovvero il money management. Serve a poco infatti andare ad individuare le migliori opportunità sul mercato se poi non abbiamo una corretta gestione del capitale, del rischio e di ogni singola posizione. Per money management si intende andare a rispondere ad alcune semplici domande, per esempio quanto capitale andare a destinare per ogni singola operazione, individuare un corretto livello di stop loss e avere un adeguato rapporto di rischio e rendimento quando si va ad operare sui mercati finanziari. Quindi partiamo da quanto capitale andare ad utilizzare per ogni singola operazione. Il consiglio è quello di, una volta stabilito quanto capitale andare a destinare allo spread trading, non andare a marginare per ogni singola operazione più del 5%. Un'altra buona regola di buon senso per ottimizzare sempre il rischio del conto è quello di non avere troppi spread dello stesso comparto. Inoltre, se abbiamo più spread sul medesimo comparto, ad esempio le granaglie, non avere solo spread long o solo spread short, ma avere magari sia long che short per andare ad avere un hedging ancora più efficiente sul mercato. Se invece si decide di avere magari più di uno spread sulla stessa materia prima, andare ad intervenire con spread con scadenze lontane tra di loro. In questo modo andremo a, diciamo, subire sempre meno la volatilità e le speculazioni di breve termine sui mercati finanziari.
Quindi abbiamo detto 5% di marginazione per ogni singola posizione, questo significa ad esempio che se io ho un capitale di partenza da destinare allo spread trading pari a 20.000 euro, il consiglio è quello di non andare a marginare oltre 1.000 euro su ogni singola posizione. Attenzione che questo non è il rischio, ma è il margine che noi andiamo ad impiegare. Il rischio associato ad ogni singola operazione ovviamente lo decidiamo sempre noi con il livello di stop loss che noi andiamo ad inserire nella piattaforma. Passiamo quindi a stop loss e take profit. Lo stop loss, ovvero la nostra protezione alle perdite, diciamo che anche qui il consiglio e forse la regola più importante dello spread trading è quella di non andare mai, ma proprio mai, oltre il 5% del capitale, ma anzi cercare sempre di ridurre questa percentuale di rischio massimo che noi andiamo a sopportare, soprattutto se consideriamo operazioni di breve periodo o operazioni più speculative. La regola del 5% non è una regola messa a caso, perché dobbiamo assolutamente capire che tutte le volte che noi andiamo a conseguire una perdita sui mercati è chiaro che noi andiamo ad erodere il nostro capitale. Meno capitale abbiamo a disposizione da utilizzare sui mercati finanziari e maggiore sarà appunto la performance che noi dobbiamo andare a conseguire su un capitale eroso per ripristinare il capitale di partenza. Quindi se noi guardiamo la prima riga di questa tabellina, se noi andiamo a perdere il 5% ci servirà una performance molto simile, pari al 5,3%, per andare a ripristinare il capitale in partenza. Se noi consideriamo la quarta riga, se noi andiamo invece a perdere il 50%, quindi di fatto dimezziamo il nostro capitale a disposizione sui mercati, è chiaro che poi noi dovremo fare una performance doppia, ovvero dovremo raddoppiare il capitale per andare a reintegrare la posizione iniziale. Questo ci fa capire come sia assolutamente importante gestire le perdite e porre un freno a quelle che sono le anomalie sistemiche che nell'attività di trading di tanto in tanto succedono. Questo 5%, dicevo, cerchiamo sempre di ridurlo se possibile, ma direi che è consigliabile accettare il 5% di perdita solo in due casi. Evento veloce e improvviso sono cose che sui mercati possono succedere, quindi di fronte a un'anomalia magari storica, ad uno spread che impazzisce e raggiunge livelli mai improvvisi, noi non possiamo permettere che un'anomalia storica vada ad intaccare il nostro conto e il nostro bilancio oltre una certa cifra. Quindi assolutamente di fronte a un evento del genere accettiamo la perdita del 5% e non andiamo mai oltre. L'altro caso in cui ha senso accettare una perdita fino al 5% è quando, nonostante il mercato ci venga contro, esistono tutte le condizioni tecniche, fondamentali, di prezzo, di stagionalità per un rientro positivo dell'operazione. Per quanto riguarda il take profit e in ultima analisi il rischio rendimento, cerchiamo sempre di andare a lavorare con un rischio rendimento pari a 1-1. Quindi se io decido, intervenendo in una posizione, di andare a rischiare al massimo, esempio, $500, cerchiamo di avere un take profit che ovviamente deve essere coerente con i prezzi del passato della stessa cifra, ovvero di $500. Quindi quando ci approcciamo ad una posizione, il consiglio è sempre quello di fare inizialmente subito un piano d'azione, quindi individuare un primo livello di ingresso, individuare un secondo livello di ingresso o magari addirittura un terzo livello di ingresso dove noi andremo a mediare la posizione, perché ricordiamoci sempre che nello spread trading è come se lavorassimo con un elastico, quindi abbiamo dei prezzi che tanto più si vanno a sfasarsi rispetto alle proprie medie storiche, tanto più diventa probabile un riallineamento. Quindi se di solito nell'attività di trading mediare in perdita non è mai una buona idea, quando noi andiamo a considerare l'attività di spread trading, la mediazione ha assolutamente senso. Quindi prima di intervenire in ogni singola operazione, andiamo ad individuare uno piuttosto che due, piuttosto che tre livelli di ingresso, dove noi andremo a mediare la posizione anche in perdita per avere prezzi sempre più appetibili. E quindi a questo punto qui noi dobbiamo sapere in anticipo a che livelli andremo ad intervenire,
quale sarà il prezzo medio di carico che noi andremo ad avere su quell'operazione, e dobbiamo lavorare appunto con un rapporto di rischio rendimento almeno 1-1, ovvero devo individuare un livello di stop loss e un livello di take profit equidistanti rispetto al mio prezzo medio. Ovviamente, che cosa saggia posizionare lo stop loss, diciamo fuori dagli estremi dei prezzi storici. In questo modo, a meno di un'anomalia veramente storica, noi difficilmente andremo ad incappare in uno stop loss. Anche qui il take profit deve essere un livello che mediamente viene raggiunto durante un determinato periodo temporale dallo spread. In questo caso, se noi riusciamo a combinare un piano con più ingressi, andare a posizionare un prezzo di carico ai livelli più estremi possibili, individuare un livello di stop loss che sia al di fuori del range di solito toccato dallo spread, e contemporaneamente avere un take profit su dei livelli che di solito vengono lambiti dallo spread e lavorare con un rischio rendimento di almeno 1-1, abbiamo sicuramente un piano d'azione efficiente che ci permetterà nel medio-lungo termine di ottenere sicuramente dei rendimenti positivi. Anche per oggi è tutto, io vi ricordo che è sempre possibile prenotare una sessione individuale registrata con me, basta cliccare il link qui sotto in descrizione. Io ringrazio tutti per l'attenzione, vi saluto e ovviamente vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ottimo Alessio, grazie mille per il tuo intervento e ne aspettiamo altri di valore nei prossimi episodi. È il momento della pratica, mi raccomando, mani sulla tastiera a decidere il livello di ingresso, se bronze, silver o gold. Diamo subito la parola alla nostra Noemi Santiloni, parliamo di cotone, parliamo di esercizi interattivi in spread. Ciao Noemi! Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati con una nuova strategia insieme. Sono Noemi Santiloni, trader e coach in commodity spread e opzioni e mentor del programma coach di Alpha for All. Oggi andremo a vedere un'altra strategia in commodity spread, quindi se vi sta piacendo questa operatività non potete perdervi assolutamente questa serie di video con degli esercizi interattivi in cui sarete voi i protagonisti, quindi mi aspetto tantissimi commenti per farmi sapere come è andata l'operazione di oggi. Partiamo con dei piccoli spunti operativi per andare a capire come funziona questa operatività per chi ci segue oggi per la prima volta. Quindi andiamo a vedere intanto di che cosa si tratta, in particolare la stagionalità, proprio perché è uno dei fattori chiave dell'operatività in commodity spread. Qua stiamo vedendo un esempio di stagionalità rialzista tramite un grafico di Alpha for Charts. Abbiamo la linea verde con i pallini che rappresenta il differenziale dei future che abbiamo preso in considerazione. Differenziale che poi ovviamente varierà in base alla combinazione che ognuno deciderà poi di creare con le proprie operazioni. Linea rossa e linea gialla rappresentano la media 5 a 15 anni, che sono appunto coloro che determinano la stagionalità. In questo caso vediamo questa fascia di prezzo, di questa fascia temporale grigia in cui vediamo la fascia verde e la fascia rossa che determinano l'ingresso, un ipotetico ingresso, un'ipotetica uscita, in cui la linea rossa e la linea gialla si stanno muovendo verso l'alto. Questo va a definire una stagionalità rialzista. Come andiamo ad avvantaggiarci con questa stagionalità? Semplicemente noi andiamo long sullo spread, quindi lo compriamo. Passiamo esattamente al contrario, ovvero la stagionalità ribassista. Abbiamo sempre la nostra fascia grigia che rappresenta un arco temporale che abbiamo selezionato, in cui come vedete le due linee rossa e gialla si stanno muovendo verso il basso, quindi stiamo parlando di stagionalità ribassista. Noi andiamo ad avvantaggiarci con il commodity spread andando short, quindi vendendo questo spread. Non dimentichiamoci questo grafico che è molto importante. All'interno dell'Alpha for Charts lo trovate con il nome di Price Continuous e questo è il grafico che ci aiuta a capire se i prezzi sono effettivamente
alti rispetto alla media di tutti i 15, in questo caso 15 anni passati, possiamo scegliere ovviamente l'arco temporale che preferiamo, quindi vediamo qua che c'è una sorta di range di prezzo tra la parte bassa e la parte alta, quindi vediamo linea rossa che è uno dei punti più alti che siano mai stati toccati nell'arco degli ultimi anni, fascia gialla che è quella centrale e fascia verde che è quella in basso. In breve, cosa facciamo? Quando ci troviamo vicini alla fascia verde compriamo, quando ci troviamo vicino alla linea rossa vendiamo. Lo spread in brevissimo, in quattro parole è semplice, perché come vedete sono molto semplici i concetti per capire come andare ad avvantaggiarci con questa operatività. È protetto proprio per il fatto che, come dice la parola stessa, siamo in spread. Richiede un capitale molto limitato e richiede poco tempo. Passiamo all'esercizio di oggi, esercizio numero 4. Oggi parliamo di una strategia sul cotone, tick move 0,0001, ovvero 5 dollari. Fa parte del reparto delle soft commodity. Tendenzialmente il cotone è una materia prima che ha un movimento medio. Il grafico di questa strategia, la proposta è short, abbiamo una stagionalità favorevole, vedete che le due linee stanno andando, le due linee stagionali sono verso il basso, l'RSI è abbastanza alto perché ci troviamo praticamente in ipercomprato. Tra l'altro vedo anche una divergenza, quindi favorevole sicuramente per l'ingresso della nostra operazione. Andiamo sul grafico del price continuous, i prezzi li definiamo alti perché come in molti casi lo zero rappresenta una soglia di prezzo importante, qui l'abbiamo superata, l'unico anno che siamo andati davvero fuori questo range e tra il 2010 e il 2011, ma in tutto il resto in tutti gli altri anni notiamo che è uno spread che si muove in un arco, una fascia di prezzo abbastanza limitata. Quali sono i prezzi che andiamo a proporre? Soglia market, quindi in questo momento, quota 4,78. Ricordiamo soglia market, quindi MKT, ovvero mercato, significa che nel momento in cui noi decidiamo di entrare all'interno dell'operazione con questa tipologia d'ordine, quindi MKT, siamo subito dentro, quindi abbiamo l'operazione in macchina. Soglia silver e soglia gold rappresentano rispettivamente due ordini che all'interno della piattaforma andremo a inserire come limite. Il prezzo silver è di 6, quindi non è lontanissimo dalla soglia market, il prezzo gold è di 10, quindi siamo decisamente lontani rispetto alle prime due. Il margine richiesto per questa operazione è di 450 dollari, quindi già andiamo verso un margine un po' più elevato, quindi diciamo medio. Distanza dal prezzo attuale alla soglia silver sono 610 dollari, quindi abbiamo visto che non sembrava così lontana, ma qualche dollaro c'è. La distanza con la soglia gold è decisamente più ampia, 2610 dollari. Quindi io vi lascio qualche secondo per pensare, entrereste intanto in questa operazione? Se sì, a quale di questi prezzi? Una volta che avete fatto la vostra scelta, noi iniziamo con il nostro esercizio. Allora, siamo a mercato, quindi siamo entrati all'interno dell'operazione. Come vedete, in realtà questo spread sembra che ci regali delle emozioni davvero forti, perché in pochissimi giorni ha fatto un'ottima performance. Chi è entrato a mercato in questo momento, con l'uscita veramente fast, può già decidere di portarsi a casa 520 dollari. Che cosa fate? Ve li portate a casa, quindi all'uscita 1, oppure decidete di mantenere l'operazione. Ricordatevi di segnare la vostra scelta, intanto noi proseguiamo, non si sa mai che magari anche le soglie silver e le soglie gold riusciamo ad accontentarle.
Siamo tornati. Ah, yeah, già in stop. E stop anche per la Silver. È stato fast, fast questo movimento davvero repentino al rialzo. Che può capitare, premetto, queste sono operazioni realmente esistite, quindi questo spread di luglio 2017 con marzo 2018. Perché stop? Noi abbiamo impostato una stop di $500 in modo da non poter perdere tutto il capitale, quindi li abbiamo presi e li abbiamo superati in questo caso, anche perché siamo con la soglia gold toccata di poco già di $455 di perdita. Come vedete il movimento è molto piccolo, ma nello stesso momento era molto piccolo anche il movimento che aveva fatto la soglia market per guadagnarli. Soglia silver purtroppo è stata molto sfortunata, è stata presa e proprio portata via senza né se e né ma. In questo caso purtroppo chi ha scelto market e non è uscito prima e chi ha scelto silver è fuori dall'operazione. Ma proseguiamo che magari chi ha scelto la gold potrebbe farcela. Buonissimo guadagno anche qua in pochissimi giorni. Abbiamo visto che questo spread veramente in 2-3 giorni ha toccato la soglia gold e veramente in un paio di giorni con questa uscita ti porta a casa $2,100. Chi ha scelto la gold vuole uscire a questo momento oppure vuole proseguire con l'operazione? Perché l'operazione può ancora andare avanti. Quindi io vi lascio come sempre qualche secondo per scegliere. Sì, mi porto a casa $2,100 oppure no, voglio rischiarli e magari farne altrettanti. Andiamo avanti. Rimaniamo fondamentalmente in pari, ancora un piccolo guadagno, sta continuando a scendere lo spread e ancora qualche, ok, sta ancora scendendo, siamo arrivati a $3,000. Chi ha resistito ha fatto bene, fatemi sapere chi sono i temerari di questa operazione che si è portata a casa $3,175 con questa operatività qua. Allora faccio una piccola premessa, un piccolo post operazione per questa qua. Tendenzialmente il cotone non è una materia prima che ha dei movimenti così grossi. Ci sono due motivazioni. Una è che la distanza delle due gambe che abbiamo preso è molto ampia, di conseguenza i movimenti risultano essere molto più ampi. Altro se è stata la sparata di prezzo che, come avete visto, ha portato decisamente via la soglia silver senza dare possibilità di guadagnare. Questo perché possono capitare delle situazioni di mercato, che possono essere situazioni politiche, situazioni ambientali, che a volte possono influire sullo spread e a volte anche situazioni che definiamo di arbitraggio volumetrico. Noi ci vediamo ai prossimi esercizi. Grazie mille Noemi, ricordo che sia per Alessio che per la nostra Noemi è possibile prenotare una sessione individuale registrata in opzioni, spread, piattaforma di Interactive Brokers. Come fare per prenotare una sessione di coaching è molto semplice, basta cliccare sul link presente qua in descrizione. Siamo alle battute finali, ma le sorprese non finiscono qui, infatti parliamo di quella che è l'offerta concessa dalla nostra amministrazione, l'offerta che riguarda l'adesione ai nostri trading club. Innanzitutto si ha uno sconto del 30% su qualsiasi pacchetto desideriate acquistare, che sia 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi. Qua nella slide vediamo già i prezzi con lo sconto del 30%. Inoltre si ha un accesso immediato all'area privata, così approfittiamo di queste settimane per assimilare quelli che sono tutti i concetti teorici e partiamo già alla grande da metà settembre, che è la data di inizio del Trading Club. E infine, terzo ma non ultimo di importanza, il terzo vantaggio riguarda l'estensione del pacchetto del Trading Club. Cosa significa? Che se acquistate il Trading Club, per esempio
un pacchetto di 3 mesi in opzioni, l'amministrazione rendiconta il tutto non da oggi, ma a partire da metà settembre, quindi queste settimane sono offerte. Tre grossi vantaggi per un 30% di sconto, un accesso diretto e immediato all'Academy e il tutto viene rendicontato a partire da metà settembre. È possibile utilizzare, usufruire di questa offerta fino all'11 di settembre. Mi raccomando, è stata aperta per tutta l'estate, moltissimi di voi ne hanno approfittato, così hanno anche avuto più settimane offerte per mettere più carne sul fuoco a livello di concetti teorici e partire già alla grande da metà settembre. Mi raccomando, un'altra cosa, non sappiamo se l'amministrazione farà un'altra offerta così vantaggiosa, quindi se siete interessati o volete conoscere qualcosina in più, se fa il caso vostro, il Trading Club, mandateci un'email a info@assistenzabrokers.it, mandateci, cliccate sul link qua in basso in descrizione oppure contattateci via telefono. Anche per oggi è tutto, ci vediamo domani con due ospiti alle 2:30 e con la sessione delle 18 da Davide e da tutto il team di Assistenza Broker Alpha for All. Una buona serata, ciao!